Abba Padre, oh Gesù, principe della pace, ti adoro, sei la mia vittoria, alleluia. Signore, intervieni con la tua presenza, la tua luce, la tua unzione, Spirito Santo, alleluia, per la tua gloria. Amen. Prega il Signore. Solo Gesù ti può dare la pace che non hai, alleluia. Solo Gesù ti può dare l'armonia, la stabilità. Oh, alleluia. Cristo è la nostra pace. Alleluia. Signore, ti adoro. Grazie, Cristo. Alleluia, nessuno in te, Gesù, al mio Dio fedele, al mio Dio fedele, canto alleluia, canto alleluia. Grazie Padre, Dio della pace, oh alleluia, grazie Signore, tu ci dai la pace che il mondo non ci può dare. Alleluia. Signore, ti adoro, ti adoro, ti adoro. Alleluia. Alleluia, alleluia. Spirito Santo, opera con potenza. Alleluia. Riversa quella unzione. Rilascia la tua pace. Oh, alleluia. Parla, parla, Signore, nelle tempeste. Sono sbarco, amen. Oh Gesù, alleluia, al mio Dio fedele, al mio Dio fedele, tanto alleluia, tanto alleluia, al mio Dio fedele. Oh Gesù, ti amo, alleluia, sei tu che ci liberi, che ci guarisci, che ci dai la serenità, Signore Dio mio, Dio della gloria, ora e decima raia, alleluia, 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 gloria, gloria, gloria a Cristo, alleluia. Grazie Padre, Abba Padre, alleluia, oh nel nome di Gesù. Alleluia, al mio Dio fedele, al mio Dio fedele, canto alleluia, canto alleluia, al mio Dio fedele, al mio Dio fedele, canto alleluia. Oh, alleluia, Padre, alleluia, Dio della gloria, ti glorifichiamo, ti lodiamo, ti innalziamo, Signore, ti ringraziamo, alleluia, perché solo tu, Signore, ci dai la pace. Oh, alleluia, Signore, grazie. Oh, alleluia, Gesù, grazie, grazie, grazie. Gloria, gloria, gloria al Signore. Dio vi benedica, che la pace di Cristo sia con voi, alleluia. Ho avuto in cuore da parte di Dio di condividere un breve ma importantissimo messaggio, amen, riguardo al fatto che solo Cristo, solamente Cristo può darci una pace perfetta. Purtroppo oggi tanti uomini e donne in questo mondo non hanno pace, stanno vivendo nel buio, nelle tenebre, nel peccato, nella ribellione, e quel tipo di vita non può portare la pace, ma vivono nella ansietà, nella paura, nella confusione, nello sconforto,
perché la Bibbia dice non c'è pace per gli empi, e perciò gli uomini si affannano, le donne si affannano, gli esseri umani si affaticano a cercare la pace, ma non la trovano, perché non c'è pace lontano da Dio. La Bibbia dice non c'è pace per gli empi, non c'è pace per i peccatori, perché solo in Dio, cari che mi ascoltate, solo in Cristo c'è la pace che il mondo non può dare. Ed è di questo che voglio parlare brevemente in questo messaggio da parte di Dio. Voglio aprire la scrittura, vi invito a leggere insieme a me nel libro del profeta Isaia, capitolo 26, Isaia 26, verso 3 e verso 4. Alla gloria di Dio, cari, nella fede. Dice così Isaia 26, verso 3 e verso 4. Tu mantieni in una pace perfetta colui la cui mente rimane ferma in te, perché confida in te. Confidate nell'Eterno per sempre, perché l'Eterno, amen, l'Eterno, cari che mi ascoltate, è la roccia eterna. Qui la Bibbia, la parola di Dio dice che il Signore mantiene in una pace perfetta colui la cui mente rimane ferma in Lui, perché confida in Lui, in te. Perciò, carissimi, quando la nostra mente confida nel Signore, quando la nostra mente si rivolge al Signore, noi abbiamo una pace perfetta. Oggi tanti uomini e donne cercano la pace, ma la cercano nelle cose sbagliate. C'è chi cerca la pace dallo psicologo, c'è chi cerca la pace dallo psichiatra, c'è chi cerca la pace nello psicofarmaco, ma non trovano la pace, diventano più schiavi di prima, diventano più confusi di prima. Lo psicofarmaco non ti può dare la pace, un dottore non ti può dare la pace, perché la pace è qualcosa di spirituale. La pace la troviamo quando noi viviamo in contatto con Dio, con il Signore. Cara anima, cara persona, cara donna che mi ascolti, tu che non hai pace, tu che non riesci a dormire la notte, tu che sei piena di paure, di ansietà, tu non hai pace, tu non sei tranquilla, tu non sei serena, tu hai tante paure, hai paura della morte, hai paura del domani, hai paura che ti arrivi una malattia, tu non hai la pace perché tu non hai Gesù nel tuo cuore, tu sei perduta, tu sei smarrita, tu sei vuota, ti stai aggrappando a falsi ideali. Non andare dallo psichiatra a cercare la pace, non andare a cercare la pace praticando lo yoga. Tu non puoi trovare la pace nello yoga, perché la mancanza di pace è un male interiore. Quando tu vivi nel peccato, tu non hai pace. Quando tu vivi lontano da Gesù Cristo, tu non hai pace. Quando tu vivi nella ribellione, tu non hai pace. Quando tu vivi nei vizi, tu non hai pace. Tu stai vivendo una vita errata, una vita senza Dio, una vita senza fede, una vita senza pace.
Elma Rosso Teria, la Bibbia dice non c'è pace per gli empi. Ascoltate cari, non c'è pace per gli empi, per i peccatori, per i ribelli, per i malvagi, non c'è pace. Per coloro che praticano il peccato non c'è pace, per coloro che sono ribelli al Signore non c'è pace, per quelli che trasgrediscono la legge di Dio non c'è pace. Non ti illudere, tu non puoi avere la pace nelle cose del mondo. È inutile che cerchi la pace nello psichiatra, è inutile che cerchi la pace nello psicofarmaco, nelle gocce, nelle pillole antidepressive, nelle pratiche orientali. Tu non puoi trovare la pace con l'agopuntura, tu non puoi trovare la pace andando dal cartomante, dalla maga. Lì diventi più indemoniato di prima. L'agopuntura è una pratica orientale, demoniaca, diabolica, sono dei riti, hanno dei simboli occulti. Tu non puoi trovare la pace nell'alcol, nella birra, nemmeno nel sesso. Tanti pensano che con il sesso trovano la pace, non è vero! Praticando il peccato tu non hai la pace. Se tu pensi, donna, di trovare la pace in un uomo, rifugiandoti nelle braccia di un uomo, passi da un uomo all'altro, tu non hai la pace, tu sei una peccatrice. Tu hai bisogno di trovare la pace, sai come? Pentendoti del tuo peccato. Alleluia, avvicinandoti a Gesù, avvicinandoti al Figlio di Dio. Tu non puoi avere la pace guardando un film. Le persone dicono: io mi rilasso, trovo la pace, mi guardo un po' la TV, trovo la pace. Non è vero, non puoi trovare la pace guardando la TV. Anzi, tramite la TV spesse volte vengono più ansietà, più paure, vengono più demoni nella tua vita, perché la TV è contaminata, è piena di immoralità, la TV è piena di perversione, la TV è piena di tenebre, la TV è controllata da Satana. Tu non puoi avere la pace andando a praticare lo yoga, andando a praticare le religioni orientali, il buddismo. Tu pensi di avere la pace praticando il buddismo? Tu sei in un grande errore. La pace te la può dare Gesù Cristo soltanto. Amen, alleluia. Tu non puoi avere la pace nemmeno pregando la Madonna, perché la Madonna è un idolo falso del cattolicesimo. Se tu pensi di avere la pace andando a Medjugorje, andando a Fatima, tu lì troverai più demoni di prima, diventerai più indemoniata di prima. Tanti dicono: io voglio avere la pace, vado dall'esorcista che preghi per me. E allora vai dai frati in quei conventi dove fanno tanti riti strani, riti di esorcismo. Lì ci sono più demoni, perché nelle religioni c'è Satana, nel Vaticano c'è Satana, nell'esorcismo ci sono più demoni di prima. Se tu preghi le statue, tu diventi più posseduto di prima. Tu non puoi avere la pace. È un inganno del demonio. Quando tu preghi il rosario, tu diventi più indemoniato di prima. Il rosario non è qualcosa che viene da Dio, è un inganno del diavolo. Perché nel Vaticano c'è il diavolo. In tutte le pratiche del Vaticano c'è Satana. Se tu preghi di... pensi, ascoltami cara anima, se tu stai ascoltando, non è una coincidenza. Questa parola ti può salvare, ti può illuminare. Se tu pensi di trovare la pace andando a San Giovanni Rotondo a trovare Padre Pio, lì non troverai la pace, lì ci sono più demoni di prima. Se tu pensi di avere la pace pregando un santo,
una statua, un'immaginetta, un crocifisso al collo, un'immagine di Gesù, una statua di Gesù, lì non troverai la pace, lì troverai più confusione, troverai più ansietà, troverai più oscurità di quella che già avevi. Tu non puoi trovare la pace pregando un cosiddetto Padre Pio, perché lì dietro c'è Satana, ci sono più demoni. Tu non puoi avere la pace andando dal santone, dallo stregone, dalla fattucchiera, lì ci sono più demoni. Tu non puoi trovare la pace nella droga. Oh, mi faccio un po' di cocaina che trovo la pace. No, lì ti rovini ancora di più, c'è Satana. Tu non puoi trovare la pace nelle cose terrene. Soltanto quando tu ti penti della tua malvagità, soltanto quando tu ti penti dei tuoi peccati, quando tu ti penti dei tuoi pensieri malvagi, quando tu ti penti delle cose sbagliate che hai fatto, quando tu ti penti e ti rivolgi a Gesù Cristo, tu puoi trovare la vera pace. Guarda io che pace che ho, ho la pace di Gesù. Ho la pace di Dio, ho la pace che mi dà lo Spirito Santo. Alleluia, qui dice, alleluia, in Isaia 26 verso 3, rivolgendosi al Signore, solo così tu puoi trovare la pace, rivolgendoti al Signore, non ti rifugiare nelle cose inutili. Tanti dicono, io troverò la pace se vado in vacanza alle Bahamas. Se trovo un biglietto economico in aereo e vado alle Maldive, troverò la pace nelle Isole Canarie. No, tu non troverai la pace nelle Bahamas, tu non troverai la pace nelle Maldive, perché tu hai il buio dentro di te. Ascoltami, caro uomo, dovunque andrai, tu porterai dentro di te il buio, tu troverai dentro di te la confusione. La pace non te la può dare una vacanza alle Maldive o a Ibiza, anzi quei luoghi sono più pieni di confusione di altri posti, perché a Ibiza ci sono discoteche di perdizione, a Ibiza ci sono locali omosessuali dove c'è Satana, dove ci sono i demoni, in quei luoghi c'è la droga, in quei luoghi c'è la distruzione. Tu non troverai la pace solo perché te ne vai in vacanza alle Maldive o alle Bahamas. Come puoi trovare la pace in quei luoghi se tu non hai la pace dentro? Tu non puoi trovare la pace nelle cose materiali. Soltanto in Dio puoi trovare la pace. Tu non puoi trovare la pace nelle gocce contro l'ansietà, nelle pillole contro la depressione. Tu non puoi trovare la pace nell'alcol, nella birra, nel vodka. Tu non puoi trovare la pace nella droga, anzi lì diventerai più confuso, diventerai più schiavo del demonio, diventerai più schiavo delle tenebre. Tu non puoi trovare la pace, te lo ripeto ancora, andando dallo psicologo, andando a praticare lo yoga o il buddismo, perché sono false ideologie, false filosofie. Tu non puoi trovare la pace, te lo ripeto ancora, andando dai preti che ti facciano l'esorcismo, perché i preti non hanno la pace, non hanno Dio. I preti sono nel buio. Ascolta la verità. Tu non devi andare alla Chiesa cattolica per trovare la pace, perché lì non c'è la pace. Nel cattolicesimo c'è il demonio, c'è Satana, c'è il buio. Nemmeno andando alla moschea puoi trovare la pace. Nemmeno pregando il cosiddetto Allah, perché Allah è un falso Dio. Ascolta qualcuno che ti dice la verità in questo momento. Se tu pensi di trovare la pace pregando verso la Mecca, tu non puoi trovare la pace, perché alla Mecca non c'è Dio, alla Mecca c'è Satana, come al Vaticano c'è Satana, come nello yoga c'è Satana, come nel buddismo c'è Satana, come nella droga c'è Satana, come, alleluia, in tutte le cose terrene c'è Satana che ti distrugge, ma la pace la puoi trovare solo in Gesù Cristo.
il Messia, il Figlio di Dio. Alleluia. La vuoi la pace, caro uomo? Tu che non dormi la notte, cara donna, la vuoi la pace? La volete la pace? La volete l'armonia? La volete la serenità? La volete la pace vera? Isaia 26, verso 4, verso 3, dice: tu mantieni in una pace perfetta colui la cui mente rimane ferma in te, perché confida in te. Qui il profeta Isaia si rivolgeva a Dio, all'Eterno, al Signore dei Signori, al Re dei Re, e diceva: tu, Signore, mantieni in una pace perfetta la mente che rimane ferma in te, che si concentra in te. Solo così puoi trovare la pace. Se col tuo cuore, con la tua mente ti rivolgi a Dio, se ti penti dei tuoi peccati, troverai la pace. Gesù Cristo un giorno disse a una donna che viveva nel peccato ma che si pentì: donna, vai in pace, la tua fede ti ha guarita, la tua fede ti ha salvata, la tua fede ti ha liberato. Soltanto la fede in Cristo, ascoltatemi, voi che non avete la pace, donne che non avete la pace, sapete perché non avete la pace? Perché siete nel peccato, siete posseduti dai demoni, perché vivete nei vizi, vivete lontano dal Signore, perché vivete prostituendovi con il primo che capita. Se tu vivi una vita promiscua, tu sei una prostituta. Le prostitute non sono solo quelle che fanno il sesso per il denaro, ma la prostituta è la donna che si offre a qualunque uomo. Tu sei una prostituta, guardami negli occhi, tu sei una prostituta. La vita nella prostituzione non ti può dare la pace, tu non hai la pace. Tu pensi di trovare la felicità nel sesso, vai con qualunque uomo che ti capita, tu sei posseduta, tu sei contaminata. Il tuo corpo lo stai offrendo al peccato, tu sei una prostituta. Guardami negli occhi, te lo dico con amore per farti riflettere, pentiti. Anche tu, uomo, che vai con qualsiasi donna, tu sei un prostituto, tu non puoi avere la pace così. Tu stai vivendo nelle tenebre, tu sei posseduto dai demoni, tu che vivi nella droga, tu che vivi fumando gli spinelli, tu che vivi prendendo la droga, tu che vivi frequentando i locali notturni, tu sei posseduto dal diavolo, tu non hai la pace. Ecco perché senti delle voci nella tua mente. Ascoltami bene, io sono un servo di Gesù Cristo e vi sto parlando la verità per il vostro bene, perché il Signore non vuole che vi perdiate. Dopo la morte, per chi non crede in Gesù, sarà terribile. Non date ascolto alle bugie del demonio, non date ascolto alle bugie di Satana, che pensa di darvi la felicità con le droghe. Il diavolo ti dice: vatti a drogare, così trovi la pace. Non è vero! Il diavolo ti dice: vatti a divertire con gli amici, vai a bere, vai nelle discoteche, vai con le donne, vai dietro alle prostitute, che così troverai la felicità. Non è vero, così trovi la morte. Se tu muori in quella condizione, la tua fine sarà terribile. Non ti ingannare, uomo, non ti ingannare, donna. Pensi di trovare la soddisfazione vivendo una vita nei piaceri. Vai con un uomo oggi, vai con un uomo domani, sei una prostituta, sei un'adultera, una fornicatrice, stai rovinando la tua stessa vita così. Sei sotto il potere del diavolo, sei nell'inganno, donna.
apri i tuoi occhi, c'è qualcuno oggi che ti sta dicendo la verità. La verità si trova solo in Gesù Cristo, ascoltami. La verità non si trova nel Vaticano. Il Vaticano anch'esso è posseduto dal diavolo. I papi, anche loro, sono posseduti dal demonio. La maggior parte dei preti sono tutti nel peccato, sono tutti corrotti. Non credere al Vaticano. Il Vaticano non è il vero cristianesimo. Il vero cristianesimo è seguire Gesù Cristo. Il Vaticano è corrotto, anch'esso è pieno di demoni, come l'Islam, anche l'Islam è pieno di demoni. La religione islamica è una religione satanica, anche quella, come il buddismo, come lo yoga, come tutte le pratiche orientali. Tutte quelle cose vengono dal demonio che vi sta ingannando, e vi sta ingannando in tante maniere. Voi che ancora non conoscete la verità, io vi sto avvertendo questa mattina, te lo dico, tu non sai se fra poche ore sarai ancora in vita. Tu non sai quello che può succedere fra pochi minuti. Forse qualcuno di voi che mi sta ascoltando adesso, e non è una minaccia, è solo un avvertimento, perché sono un servo di Gesù Cristo. Forse qualcuno di voi fra pochi minuti morirà. Forse qualcuno di voi che mi ascolta e così non arriverà questa sera. Forse qualcuno di voi che mi sta ascoltando questa notte morirà, non ti sveglierai domani mattina. Forse in mezzo a tutte queste persone che stanno ascoltando c'è qualcuno che questo che stai ascoltando adesso è l'ultima opportunità che il Dio Onnipotente ti sta dando di pentirti dei tuoi peccati e di essere salvato. Forse adesso qualcuno che sta ascoltando questo messaggio è l'ultimo avvertimento da parte del Signore. Io ti avverto, non prendere alla leggera questo messaggio. Se tu non hai Gesù Cristo, tu sei in un pericolo. Se la tua vita finisce oggi, quello che ti spetta dopo la morte sarà terribile. Tu non hai pace adesso in questa vita, e se muori senza Cristo non avrai pace per l'eternità. Sarà terribile quello che ti spetta. Sarà terribile per te morire senza Gesù Cristo. Non farti più ingannare dal diavolo in quella vita peccaminosa. Tu che vivi nelle droghe, tu che vivi nell'immoralità sessuale, tu che sei una donna che ti offri, ti dai agli uomini, a qualunque uomo che capita, te l'ho detto, tu sei una prostituta, ti devi pentire. Tu stai vivendo nella prostituzione, tu stai rovinando la tua stessa vita, perché il salario del peccato è la morte. Il sesso è una benedizione che Dio ci ha donato, ma nel matrimonio, il sesso fuori dal matrimonio vi porterà all'inferno, l'adulterio ti porterà all'inferno, l'omosessualità qui in mezzo a noi adesso, sicuramente c'è qualche omosessuale, qualche lesbica, voi andrete all'inferno se non vi pentite. L'omosessualità è un grave peccato. Ti dà fastidio quello che dico? La verità ti dà fastidio, ma la verità ti può liberare. Se sei un omosessuale, se sei una lesbica, ti devi pentire. Se sei un adultero, ti devi pentire. Se sei una prostituta, ti devi pentire. Se sei un prostituto, ti devi pentire. Se sei una persona che vive nell'immoralità, sei schiavo della pornografia, ti devi pentire. Se sei un bestemmiatore, ti devi pentire, se no verrà un terribile giudizio, una condanna su di te. Se sei un cattolico adoratore delle immagini, ti devi pentire.
Anche il cattolicesimo ti porta all'inferno. Ascoltatemi, cari, io vi parlo la verità. Se te sei una persona che prega le immagini, preghi le statue, tu stai andando all'inferno. Se tu sei un islamico, tu stai andando all'inferno. Se tu non credi che Gesù è il figlio di Dio, l'unico salvatore, tu stai andando all'inferno. Se tu pratichi il buddismo, lo yoga, se tu pratichi l'esoterismo, il satanismo e tutte quelle opere malvagie, tu stai andando all'inferno. Io ti sto avvertendo in questo momento. Se tu sei una persona che usa le droghe, tu stai andando all'inferno. Il vizio della droga ti porterà all'inferno. Se tu non hai Gesù nel tuo cuore, tu stai andando all'inferno. Ascolta questa parola che ti fa bene. Non è un caso se sei qui. Gesù ti vuole liberare dalla possessione demoniaca, perché tu non hai pace. Di notte senti delle presenze che ti disturbano. Di notte hai delle paure. Di notte ti svegli, non riesci a dormire. Ti vengono tanti pensieri strani, senti delle presenze maligne intorno a te, tu sei oppresso dai demoni. Ascoltami, caro, i demoni sono delle entità spirituali, i demoni esistono, sono spiriti maligni e i demoni dominano gli uomini e le donne che non hanno Gesù Cristo nella loro vita. Ma io sto parlando del vero Gesù Cristo. Ascoltatemi, cari. Può darsi che per qualcuno di voi è l'ultima opportunità. Può darsi che oggi la tua vita finisce. Può darsi che fra poche ore morirai. Tu non lo sai. Io non lo so. Il domani non ti appartiene. Tu non sai quello che sarà fra poche ore. Ascolta questo uomo di Dio che ti parla. Tu hai bisogno di pentirti dei tuoi peccati e di chiedere perdono al Signore, non a un prete. Tu non devi chiedere perdono a un prete. I preti sono falsi ministri, i papi sono falsi ministri, il Vaticano è una falsa chiesa. Pure nel Vaticano c'è Satana che governa. Il Vaticano non è il vero cristianesimo. Se tu vuoi il perdono dei peccati, tu ti devi pentire e invocare il Signore Gesù Cristo, che si presenterà, si manifesterà e ti farà vedere la verità. Alleluia! Conoscerete la verità, la verità vi farà liberi. Sono contento che state ascoltando. Per me questo è un'evangelizzazione, come quando vado a predicare in strada. Adesso siete voi che venite a ascoltare. Alleluia! Vedete quanto è grande il mio Dio? Adesso non ho bisogno di uscire fuori a predicare. Oggi posso stare qui a predicare, perché siete voi che venite ad ascoltare e oggi avete ascoltato la verità. Se voi la rifiutate, vi perderete. Ma se voi accettate la verità, vi salverete. La verità è Gesù Cristo. La via, la verità e la vita. Ma il vero Gesù Cristo, non una statua, non una immagine scolpita, perché lì non c'è Gesù. Nelle statue, nelle immagini, nelle sculture e in tutte quelle cose false c'è il demonio, come nel Vaticano corrotto. Il Vaticano non è il vero cristianesimo. Perciò credete nel vero Gesù, il quale oggi, alleluia, adesso vi sta dando un'opportunità. Non indurire il tuo cuore, tu non sai se oggi potrebbe essere il tuo ultimo giorno di vita. Tu non lo sai. E non pensare io sono giovane, io sono forte. Basta che tu attraversi la strada e arriva una macchina che ti mette sotto, che la tua vita finisce.
e la tua forza scompare, la tua giovane età finisce, tu non sai quello che può accadere fra poche ore. State attenti. Se oggi avete ascoltato questo messaggio, fate tesoro di queste parole e non siate più stolti, non fatevi più ingannare da Satana, il diavolo, che è un essere spirituale, è uno spirito maligno. Il diavolo vi sta ingannando, vi sta facendo credere che Dio non esiste. Quello è un inganno del diavolo. Il diavolo vi sta ingannando con i falsi piaceri, ti fa vivere nei falsi piaceri, ti fa vivere nella droga, ti fa vivere nell'omosessualità, ti fa vivere nella prostituzione, nell'immoralità donna. Il diavolo ti fa vendere il tuo corpo agli uomini. Il diavolo ti fa offrire il tuo corpo al primo che passa. Tu sei nell'inganno del Satana. Tu sei nell'inganno dei demoni. Tu ti devi pentire. Tu ti devi ravvedere della tua prostituzione, della tua vita nella droga, nella tua vita malvagia, nella tua vita perversa. Ti devi pentire delle bestemmie. Le bestemmie ti porteranno all'inferno. E quando tu bestemmi, ascoltami bene, uomo, vedi che io la pace te lo dico nella pace, te lo dico per il tuo bene. E ripeto, questa potrebbe essere l'ultima opportunità che Dio sta dando a qualcuno di voi. Può essere l'ultima opportunità. La tua vita potrebbe finire oggi. Quando tu bestemmi, tu stai rovinando la tua vita, perché le bestemmie non salgono al mio Dio. Il mio Dio è il Dio Altissimo, è il Dio Glorioso, è il Dio Onnipotente. Le tue bestemmie non salgono a Lui. Le bestemmie ricadono su di te. Il male che tu fai ricade su di te. Le brutte parole che tu dici ricadono su di te. Io ti voglio aiutare in questo momento. Voglio aiutarti a cambiare la tua vita con la fede in Gesù Cristo. Perché tutto il male che stai facendo un giorno ti ricadrà addosso e non avrai più speranza. Sarà troppo tardi. Tutto il male che stai facendo ti ricadrà addosso e la tua vita sarà distrutta, sarà rovinata, non avrai più via d'uscita. E dopo il giudizio tu sarai perso per l'eternità. Dopo la morte viene un giudizio. Questa parola è la verità. Non fatevi ingannare dal diavolo, cari uomini. Non fatevi ingannare da Satana, che vi sta ingannando con tante cose. Vi sta ingannando con le sue menzogne, perché il diavolo non vuole che ti avvicini a Gesù. Perché Gesù è l'unica salvezza. Gesù è l'unica speranza. Gesù è l'unica verità. Gesù è l'unico che ti può liberare. Gesù Cristo è l'unico che ti può perdonare. Alleluia! È l'unico che ti può dare la pace. Gesù Cristo è l'unico che ti può guarire. Non lo rifiutare. Tu non sai se oggi sarà l'ultimo giorno della tua vita. Tu non sai se oggi sarà l'ultima opportunità che il Signore dei Signori ti sta dando di ascoltare il suo messaggio. Tu pensi di essere entrato qui a disturbarmi, ma non è così. Tu sei entrato qui perché io ti devo evangelizzare, io ti devo dire la verità, io ti devo dire le cose come stanno, io ti devo, alleluia, annunciare la parola del Signore. Alleluia, pentiti, ravvediti, alleluia, umiliati davanti all'Onnipotente prima
prima che sia tardi. Oggi potrebbe essere l'ultimo giorno della tua vita. Pentiti, omosessuale, pentiti, satanista, pentiti, donna prostituta, pentiti, adultera, pentiti, bestemmiatore, pentiti, malvagio, pentiti, corrotto, pentiti, ribelle, pentiti, incredulo, pentiti, figlio del diavolo, pentiti, donna perversa, pentiti, uomo perverso. Oggi, alleluia, il messaggio di Dio sta arrivando a te. Oh, gloria all'Eterno, alleluia. Il Signore ti dice: pentiti prima che muori nel peccato, perché se tu muori nel peccato sarà terribile quello che ti aspetta. Alleluia. In questo momento ti ordino di pentirti, perché la Bibbia dice che Dio comanda a tutti gli uomini e in ogni luogo che si pentano. Perciò questa mattina ti comando di pentirti per mezzo della parola del Signore. Ma se tu non ubbidisci a questo comando, vedrai la morte, vedrai la distruzione, vedrai la tua fine, vedrai la fossa, vedrai l'inferno, vedrai la rovina, vedrai l'angoscia. Il Signore ti comanda di pentirti per il tuo bene. Pentiti, tu non sai quello che sarà di te fra poche ore. Adesso io finirò questo messaggio, ma tu non sai se la tua vita continuerà fino a domani. Oggi che hai ascoltato questa parola, pentiti, dice il Signore Gesù Cristo. E vi dico ancora, Gesù Cristo è reale, è vivente. Gesù Cristo è risorto. Lui ritornerà a giudicare i vivi e i morti, e anche voi dovrete comparire davanti a Lui e vi ricorderete di queste parole, vi ricorderete di questo messaggio. E per alcuni di voi sarà troppo tardi, e in quel giorno terribile che verrà vi ricorderete e vorrete avere altre opportunità, ma non le avrete. È vero, fratelli e sorelle in Cristo? Voi che state ascoltando, fratelli, noi sappiamo che è la verità. Perciò vogliamo pregare per queste anime perse che sono ingannate dal demonio, perché Gesù Cristo le vuole salvare. E se siete entrati in questa meravigliosa diretta è perché Dio vi ha parlato. Non avete deciso voi di venire qui, ma Dio lo ha permesso affinché io, che sono un servo del Signore, vi dico le cose come stanno, vi avverto e vi annuncio di pentirvi e di credere nel Signore Gesù Cristo. Alleluia, perché Gesù Cristo è reale. Ancora vi dico, Gesù non è una statua, come i vostri preti vi hanno ingannato, come il Vaticano corrotto vi ha ingannato. Gesù Cristo non è un'immagine di legno, Gesù Cristo non è una scultura di gesso o di legno, Gesù non è una statua, Gesù è il Re dei Re, il Signore dei Signori, l'Onnipotente. Alleluia, davanti al quale un giorno ogni ginocchio si piegherà e ogni occhio lo vedrà. E io adesso vi sto avvertendo, perciò state attenti a quello che farete con la vostra vita, perché ora che avete ascoltato non avrete nessuna scusa. Voi adesso dovete scegliere o la vita o la morte, il cielo o l'inferno, la salvezza o la perdizione. Il Signore ha messo davanti a voi la vita o la morte. Scegliete ora cosa volete. Io adesso vi lascio riflettere. Per il vostro bene vi consiglio di riflettere e di prendere sul serio le cose che vi ho detto, in accordo alla parola di Gesù Cristo che morì per noi alla croce. Amen.
Gesù Cristo morì per noi alla croce e il terzo giorno risuscitò per dare salvezza, speranza e vita eterna. Non rifiutate questo messaggio di verità, perché se voi lo rifiutate, morirete nei vostri peccati, vi perderete nei vostri peccati e andrete alla rovina, andrete alla perdizione. Perciò riflettete, se siete saggi, se avete la ragione, se avete l'intelligenza, riflettete e riconoscete la verità di Gesù Cristo, nostro Salvatore, il Re dei Re, il Benedetto in eterno. Alleluia.